Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Se siete in linea su quello che dico, su quello che faccio, fate un salto dentro al mio sito internet www.tempiomassimo.it. Troverete delle cose interessanti su quello che faccio, fatemi sapere nei commenti. Allora ragazzi, oggi in questo video un tema un po' triste. Sì, lo sapete che di solito sono un po' burlone, scherzo, faccio le mie battute alla toscana, ma oggi purtroppo devo fare un video un po' triste. Mohamed Mehdi Karami, un ragazzo, un karateka di 22 anni, ucciso. Vai! Mohamed Mehdi Karami, un ragazzo iraniano, accusato. Come sapete, se non lo siete, vi tengo io aggiornati. Ci sono delle rivolte forti in Iran per questioni politiche interne dello Stato. Un ragazzo come tanti che va in piazza a protestare, qui sarebbe una cosa normalissima, legittimo farlo, là non si può fare. Non si può fare, tant'è che il governo iraniano prende questi rivoltosi, sentire loro rivoltosi, prende a caso queste povere persone che giustamente protestano per delle questioni interne. Ora, oggi non è il video politico, non voglio fare un video politico, ma voglio parlare di questo ragazzo. Un ragazzo che inizia a fare karate a 11 anni e entra addirittura nella nazionale iraniana, vince molto, tra l'altro arriva a vincere anche i campionati nazionali della propria nazione, porta alta la bandiera della propria patria e proprio la propria patria lo prende, fa un processo sommario, sembra di tornare indietro di diversi anni fa, fa un processo sommario e questo ragazzo all'età di 22 anni viene impiccato. Una notizia allarmante, scioccante, noi occidentali siamo un po' lontani da queste realtà, fortunatamente non riusciamo a capirlo, ma mi è arrivata la notizia di questa cosa qua, io non seguo gran parte della politica, specialmente internazionale, non sono grande fan di politica, ma mi è arrivato all'orecchio un karateka, hanno ucciso un karateka e quindi ho dovuto per forza oggi fare questo video che chiaramente non risolve nulla, ma penso che porti alla vostra coscienza un pensiero, cioè anche se è un ragazzo che abitava, era un altro paese molto lontano dal nostro, ma io considero sempre che è un karateka, quindi sempre uno di famiglia, sempre uno con il quale potevamo dividere, condividere una passione comune. Ucciso brutalmente da un governo ingiusto, tant'è che ci sono in questo periodo rivolte proprio anche in Italia, davanti alle ambasciate, si è mosso tantissimo della politica e della cultura internazionale per cercare di fermare questo massacro, perché uccidono persone continuamente. Tra l'altro in queste settimane purtroppo hanno condannato a morte anche un'allenatrice di pallone, una madre di diversi figli, hanno ucciso insieme all'amico Mohamed un altro ragazzo che era impegnato nel sociale, in un'associazione di bambini lì della città. Insomma, stanno facendo veramente a occhi bendati un continuo massacro di persone innocenti o che vanno, diciamo, contro il regime. Questo, ragazzi, è un video che faccio oggi, chiaramente non è né tecnico né i soliti video che faccio, né storico, però è comunque storia attuale. Se mi avete seguito finora su questo video, vi ricordo di andare a vedere un altro video bellissimo che ho fatto, vi lascio il link in descrizione, sul il governo russo di diversi anni fa, degli anni 80, 70-80, dove addirittura uccidevano chi faceva karate, uccidevano proprio gli insegnanti di karate, erano veramente perseguitati, ma questo è un altro discorso da un'altra parte del mondo. E comunque sempre karateka ci sono andati di mezzo. Purtroppo questa volta possiamo dire amaramente che il male ha sopraffatto il bene, perché non penso che questo ragazzo, che facendo karate, un ragazzo pulitissimo, non ha fatto nella sua vita niente di male, un ragazzo che aveva 20 anni, non penso sia stato un serial killer, è stato praticamente preso per questioni politiche e ucciso. Fino a ieri portava avanti la bandiera del proprio paese e il giorno dopo proprio il suo paese, senza stare a vedere in faccia chiaro a chi non era, cosa ha fatto, non ha fatto, l'ha ucciso. Proprio il mondo sta cambiando, certi paesi che sono sotto regime pesante di libertà e di pensiero
stanno perdendo campo, perché con internet queste persone viaggiano magari per sport, addirittura questo ragazzo aveva l'anello olimpico tatuato nell'avambraccio, quindi persone che sicuramente avranno viaggiato anche fuori dal paese per questioni sportive, vedono gli altri come stanno, tornano in patria e dicono: ah, perché noi dobbiamo tribolare e quelli no? Quindi nascono le controversie, nascono i movimenti alternativi, nascono movimenti politici che vanno a protestare contro gli attuali regimi, e purtroppo ci sono dei regimi che sono bonari, dei regimi che non sono bonari, e quindi reprimono con la forza e con l'uccisione di massa, senza stare a vedere chi c'è e chi non c'è, persone innocenti. Quindi ragazzi, questo video è oggi, non faccio neanche conclusioni perché è tutta una conclusione, è un discorso di pensiero rivolto a questi poveri karateka, a queste povere persone, questo povero ragazzo ucciso ingiustamente, pace l'anima sua. Spero che il karate gli sia stato d'aiuto in tutta questa triste situazione, perché a sentire, mi sono documentato, a sentire prima dell'uccisione è stato picchiato, è stato incarcerato, è stato picchiato, è stato violentato, gli hanno fatti tutti i cotti di crude e alla fine l'hanno ucciso. Io spero in cuor mio veramente che il karate gli possa essere stato di forza in quegli attimi tristi della sua propria vita e che lo abbia aiutato. Solo questo posso pensare. Ok ragazzi, lasciamoci qua, un saluto al Tempio Massimo, lasciate i vostri commenti e cerchiamo di essere solidari tra tutti, perché purtroppo al mondo ci sono anche queste schifezze che purtroppo bisogna ingoiare. Un saluto al Tempio Massimo, al prossimo video, ciao!